Stamattina siamo venuti a Bologna, andiamo a trovare un amico, Valerio Cotti. Stiamo con Francesco Spagnolo, un altro amico allevatore, e ci facciamo questo tour per allevamenti. Naturalmente vi farò vedere delle immagini di allevamenti carini, naturalmente. Ci aggiorniamo presto, ciao! Non hanno bisogno di differenza, allevano da soli, quindi non hanno bisogno di baglie, e poi dopo sono uguali. Poi dopo la caratteristica è che praticamente hanno questa ricciatura, di solito va per giallo, per ipocromico, cioè giallo, sì. Per pezzato. Questi gli devo dare ancora tutta la varia, sì. E poi dopo niente, viene o l'ipocromico con pezzato, o l'ipocromico con melanico. La muta è uguale, cioè non cambia niente, sia come l'alimentazione, come i prodotti che si danno, sia come posizione colore, la ricciatura del nord, il canarino, sassone o colore, che non cambia niente. Poi dopo la muta viene fatta di altra uguale, cioè stesso procedimento di quegli altri, questi dei gialli.
ragazzi, allora siamo in, in ripartenza da Bologna per Bari. Cercherò di montare un video, sono andato a trovare degli amici qui a Bologna, è stato piacevole, ho avuto il piacere di conoscere appunto i loro allevamenti, le persone le conoscevo già, e quindi poi giudicate un po' voi questi allevamenti com'erano. E volevo ricordarvi di iscrivervi al mio canale se per voi questi video vi piacciono. E naturalmente ci si vede molto presto. Buona serata, ciao.